Mezzanotte 19 minuti, edizione della notte del telegiornale per raccontarvi i fatti principali della giornata che si è da poco conclusa. E in primo piano c'è il verdetto di Standard & Poor's che gela le stime del governo. L'agenzia di rating internazionale infatti colloca l'Italia al livello di Romania e Bulgaria, classificando il nostro debito appena un gradino sopra quello che tecnicamente viene definito come spazzatura. Anche gli effetti della riforma del mercato del lavoro, dice l'agenzia, si vedranno ma solamente sul lungo periodo e vengono anche tagliate le valutazioni sul PIL. La doccia gelata è arrivata al termine di quella che sembrava essere stata la giornata perfetta dal punto di vista finanziario, con le borse che avevano centrato un rimbalzo notevolissimo e Piazza Affari che aveva guadagnato quasi 3,5 punti. Poi, appunto, a gelare gli entusiasmi è arrivata la solita, ineffabile, agenzia di rating. Questa volta Standard & Poor's che, dopo gli avvisi dei mesi scorsi, è passata ai fatti declassando l'Italia da BBB a BBB-. Un passo più sotto c'è il livello junk, spazzatura. Ma perché? La risposta sta nella nota di Standard & Poor's, un forte aumento del debito accompagnato da una crescita perennemente debole e bassa competitività non è compatibile con un rating BBB secondo i nostri criteri. Il debito, sempre lui, è una ripresa timidissima che secondo l'agenzia di rating arriverà nel 2015 e poi, pur riconoscendo i progressi fatti dal governo con il Jobs Act, l'agenzia di valutazione sottolinea come quest'ultimo non sia destinato a creare occupazione nel breve termine, mentre gli effetti sul medio periodo dipenderanno dai decreti attuativi che, secondo Standard & Poor's, potrebbero essere ammorbiditi alla luce di un'opposizione crescente. Non una bocciatura, almeno secondo quanto trapela da fonti governative, ma un invito ad andare più veloce ed un riconoscimento degli elementi positivi che ci sono nelle riforme, la cui auspicata graduale attuazione effettivamente sta alla base dell'outlook stabile e dunque non negativo assegnato dall'agenzia di rating all'Italia, insieme alla constatazione che i conti delle famiglie resteranno abbastanza solidi da assorbire ulteriori aumenti del debito pubblico. Del resto, con uno spread ai minimi dal maggio 2010, al fatto che i nostri titoli di Stato siano ad un passo dal livello speculativo sembra credere davvero solo Standard & Poor's. E poi c'è l'inchiesta sulla mafia capitale, quell'intreccio criminale che intratteneva rapporti d'affari con amministratori ed esponenti politici che sembra ancora in attività perché da un ufficio comunale è stato rubato un computer che apparteneva ad uno degli indagati, mentre la segretaria di Salvatore Buzzi comincia ad ammettere i pagamenti di tangenti. L'inchiesta sulla mafia nella capitale potrebbe avere altri sviluppi. Un'indicazione arriva dal furto, sospetto in un ufficio del comune dove ha sede il servizio giardini. Un PC ed alcuni documenti sono stati trafugati da due uomini. E tra i 38 arrestati dell'operazione mafia capitale c'è anche Claudio Turella, che di quel servizio è il dirigente. A casa sua sono state trovate 570.000 euro in mazzette, già imbustate. E proprio Massimo Carminati, il fascio mafioso a capo del clan intercettato con Salvatore Buzzi, l'uomo delle cooperative, parla degli appalti ottenuti dal servizio giardini. Tutte le gare sono sospese, ha annunciato l'assessore all'ambiente Stella Marino. Intanto continuano gli interrogatori. Tace Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Eurspa e molto vicino all'ex sindaco Alemanno, indagato. Non parla Massimo Carminati, l'ex NAR, poi banda della Magliana, né Giovanni De Carlo, il ministro delle finanze del gruppo, che voleva spartirsi Roma, secondo gli atti dell'inchiesta. Un viver che ama il lusso, con un'agenda piena zeppa dei nomi di VIP. Continua a parlare invece la segretaria di Buzzi, Nadia Cerrito. Per gli inquirenti la cassiera del clan, sono solo un'impiegata della cooperativa, dice lei. La donna custodiva il libro nero, un'agenda con nomi e cifre, quelli dei politici corrotti e delle loro tangenti. Una crepa che fa tremare molti a Roma. Dalle indagini emerge anche l'interesse di Carminati per un incontro tra Luca Gramazio, l'ex capogruppo regionale PDL indagato, e l'ex candidato a sindaco Alfio Marchini. Si vedevano sempre all'esterno per non essere intercettati gli uomini di mafia capitale. Eccoli in questo video esclusivo del TG La 7 in un bar di Roma. C'è Massimo Carminati con Riccardo Mancini e Riccardo Brugia, braccio destro dell'ex NAR. L'ufficio di Carminati, lui stesso lo chiama così, era questo distributore di benzina della zona nord della città. Le microspie intercettano gli incontri del clan, i loro interessi ed il progetto criminale di spartirsi Roma.
Ad emergere sempre più dunque è un sistema di potere marcio, dunque notevole, come abbiamo visto, il terremoto politico è uno schifo, ha detto letteralmente il Premier Renzi, mentre Berlusconi, come il Movimento 5 Stelle, chiedono lo scioglimento del Consiglio Comunale e elezioni. Invece il sindaco di Roma, Marino, fa in qualche modo sua un'idea lanciata da Rutelli, quella di una giunta di salute pubblica, diciamo così, alla quale parteciperebbero anche i 5 Stelle. Uno schifo, dice Matteo Renzi, quello che emerge dalle indagini romane fa letteralmente schifo. Il Premier entra nel merito del terremoto politico romano, fa quadrato attorno al sindaco Marino e ai cittadini onesti e denuncia il messaggio secondo il quale sono tutti uguali. Per me non sono tutti uguali, dice Renzi, e non consentiremo che Roma sia associata alla corruzione. Parole che chiudono una giornata difficilissima, con la rissa sfiorata nell'aula consiliare, la giunta di Roma sotto scacco, assediata dai 5 Stelle, ai quali Marino offre la vicepresidenza dell'Assemblea, raccogliendo una proposta dell'ex sindaco Rutelli e ricevendo in risposta un secco no. Comune infiltrato e da sciogliere, dice il Movimento 5 Stelle, sulla stessa linea anche Silvio Berlusconi, elezioni subito, ma sarebbe solo un favore alla mafia, replica Matteo Orfini, neocommissario del PD romano. E in mezzo alle polemiche, foto e immagini imbarazzanti, da quelle del ministro Poletti, ma una foto non è una tangente, dice Renzi, a quelle del sindaco di Roma Marino, entrambi in compagnia di Salvatore Buzzi, l'uomo del libro nero delle tangenti. Incredibile che si alzi un polverone su una visita pubblica con foto alla luce del sole, mentre le intercettazioni dicono che la mafia vorrebbe farmi fuori, dice Ignazio Marino, che nelle prossime 48 ore deciderà se avvalersi della scorta, così come consigliato dal prefetto di Roma. Ma c'è dell'altro, perché le polemiche sulle foto e sulle partecipazioni pericolose adesso si spostano verso la cena del PD, quella di un mese fa a Roma, 1.000 euro a testa per l'autofinanziamento. A quell'incontro avrebbe partecipato anche il solito Buzzi, ma lo stesso Renzi qualche giorno fa a Bersaglio Mobile non aveva escluso questa possibilità, precisando che la lista dei partecipanti sarebbe stata resa pubblica. Oggi dalla minoranza del PD arriva la voce di Francesco Boccia: se il PD ha preso inconsapevolmente soldi da Buzzi o dei suoi amici, che vengano restituiti. Pronta la replica del tesoriere del PD, Bonifazi. Tranquillo, Boccia, da Buzzi nemmeno un soldo. Passiamo adesso alla cronaca, perché a 6 giorni dall'uccisione del piccolo Loris Stival in provincia di Ragusa ancora molti sono gli elementi oscuri. Intanto i video che continuano a smentire le affermazioni della madre del bambino, la cui macchina non è mai comparsa davanti alla scuola, bensì addirittura sarebbe transitata nei pressi del luogo dove è stato ritrovato il cadavere del piccolo. E poi c'è il mistero di quelle fascette da elettricista consegnate dalla mamma alla maestra, che sarebbero compatibili con quella che è stata usata per strangolare il bambino. Sono di nuovo le telecamere di sicurezza, le immagini catturate nei video a disposizione degli investigatori, evidenziare, secondo gli inquirenti, le bugie di Veronica Panarello, la madre di Loris, il bimbo strangolato sabato scorso a Santa Croce Camerina, Ragusa. La donna ha sempre detto di aver portato Loris a scuola, ma nessuna immagine immortala la sua polo nera arrivare all'istituto frequentato dal bimbo. E in un rapporto di 15 pagine c'è tutta un'altra verità. Stando alla ricostruzione dei tecnici, Veronica uscirebbe di casa con i suoi due figli intorno alle 8:30, ma Loris verrebbe visto tornare subito verso la sua abitazione. Dopo 17 minuti rientra anche la madre, che esce nuovamente meno di 40 minuti dopo e imbocca una strada che dista solo 50 metri dalla svolta per il vecchio mulino, il luogo dove nel pomeriggio il cacciatore Orazio Fidone, unico indagato di questa inchiesta, troverà poi il corpo del bambino. Di lì in viaggio di Veronica verso Donna Fugata per partecipare a un corso di cucina al quale la donna arriverà solo poco prima delle 10. Considerando la distanza da casa Stiva ci sarebbe un vuoto temporale di almeno 15 minuti. C'è poi la questione delle fascette bianche date dalla madre alle insegnanti di Loris 2 giorni dopo la morte del bimbo. Servivano per un compito di scienza, ha spiegato la donna alle maestre, ma nessuno di loro ne sapeva niente. Anzi, escludono che al bambino fosse stato dato un esercizio del genere. Dai rilievi dell'autopsia risulta che quelle fascette sono compatibili con l'arma del delitto. Qualsiasi strumento sarebbe compatibile purché sia lungo abbastanza, ha detto il legale della famiglia Stiva. Ci vogliono degli accertamenti tecnici per poter dire queste cose.
C'è anche una bambina di 7 anni tra le 18 vittime a bordo di un gommone carico di migranti partito dalla Libia e fermatosi a causa di un'avaria nel canale di Sicilia, dove è stato soccorso dalle navi della Marina quando si trovava a 110 miglia a sud di Lampedusa. I migranti sono deceduti per ipotermia, hanno riferito i soccorritori, salve altre 75 persone. È un'Italia ripiegata su se stessa, il picco negativo della crisi sembra alle spalle, almeno così la pensano il 47% degli italiani, ma adesso quello che prevale è la paura del futuro, il timore di diventare improvvisamente poveri. Questo è il quadro che emerge dal rapporto della Censis sullo stato del paese. È una società ripiegata su se stessa, attendista e cinica, quella che disegna il Censis nel suo 48esimo rapporto sull'Italia, dove alla percezione che il picco della crisi sia passato non si sostituisce però la fiducia nel futuro, ma un distaccato disincanto e una notevole paura per l'appunto di ciò che verrà. Il che significa che anche in presenza di disponibilità economica si preferisce mettere da parte i soldi piuttosto che investirli o semplicemente spenderli per il proprio piacere, oltre che per le basilari necessità. La conferma arriva dall'aumento dei depositi bancari delle famiglie, in apparente controtendenza rispetto al generale impoverimento. Impoverimento che senza dubbio caratterizza la maggior parte dei pensionati. Questa volta i dati sono dell'Istat, che fa notare come rispetto al 2012, nel 2013 i pensionati siano diminuiti di ben 200.000 unità, arrivando a quota 16.400.000. Ma, e qui sta il dato stridente, benché la media delle pensioni sia decisamente bassa, la spesa risulta cresciuta addirittura di uno 0,7% del PIL. Insomma, meno pensionati, con pensioni più basse e spesa più alta. Decisamente non un risultato ottimale per la riforma Fornero. Ma la verità è che sono in tanti a percepire anche due o più pensioni e così i conti a loro tornano. Allo Stato un po' meno. Certo, può sempre rifarsi sulla pressione fiscale. Il 2013 è stato un anno record, dice Banca Italia. Siamo a quota 43,3% del PIL, i quarti in Europa. Adesso la pagina sportiva, come è andato l'anticipo della 14ª di Serie A tra Fiorentina e Juventus, ce lo racconta Paolo Pellacani. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, anticipo della 14ª giornata al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Non è stata una partita spettacolare, è finita 0-0. Una bella Fiorentina ha trovato di fronte una Juve accortissima. Sono mancati i brividi, pochi tiri in porta. Sia la Juventus che la Fiorentina muovono la classifica. Adesso sta la Roma domani cercare di rosicchiare qualche punto ai bianconeri all'Olimpico contro il Sassuolo. Ma vediamo com'è andata a Firenze. Probabilmente era scritto nel destino che dopo la partita bulimica dello scorso anno questa edizione di Fiorentina-Juventus finisse senza vincitori né vinti. L'intensità agonistica prevale sui contenuti tecnici e le difese svolgono un ottimo lavoro preventivo. Allegri conferma le intuizioni della vigilia, ritorna allo schieramento a tre dietro e Comanna titolare al fianco di Llorente. Nel turnover con vista Champions si accomodano in panchina Tevez, Marchisio e Morata. Qualche piccolo sussulto arriva dalle accelerazioni di Pogba in un avvio in cui la Juve si segnala per un pressing molto alto. La Fiorentina reclama un calcio di rigore per una trattenuta di Chiellini su Gomez e un tocco di mano del difensore. Nella ripresa c'è qualche tentativo in più di far saltare l'equilibrio con i portieri che finiscono lo sciopero. Evra punge Neto. Poi Allegri si gioca la carta a Tevez, richiamando il francesino Coman. Nell'attacco viola Mario Gomez è ancora in ritardo di condizione e vive nell'anonimato prima di essere sostituito da Babacar. Più vivaci Mati Fernandez e Cuadrado, che impegna da lontano Buffon nell'unico vero intervento della serata. Le due squadre non si risparmiano, però manca il guizzo importante nell'ultimo passaggio. Il brivido finale arriva nel recupero, stavolta la Juventus che protesta per il tocco scomposto di Pizarro sulla giocata di Pogba. Tutto regolare per Rizzoli e anche per i possibili rigori finisce in parità. L'abbraccio e i sorrisi tra Allegri e Montella dimostrano che il risultato accontenta la Fiorentina e non dispiace nemmeno alla Juventus, che martedì si gioca la qualificazione in Coppa contro l'Atletico Madrid. Per il nuoto, nella terza giornata dei mondiali in vasca corta a Doha in Qatar sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori, una nei 50 stile libero di Orsi, una medaglia d'argento, e il bronzo nella staffetta femminile 4% trascinata da una grande Federica Pellegrini.
Stavolta nessuno sfogo su Twitter. Dopo il flop e le polemiche dei giorni scorsi, Federica Pellegrini guida le compagne azzurre sul podio. L'olimpionica veneziana vince il duello all'ultima bracciata con la danese Blum, portando l'Italia al bronzo iridato in una staffetta femminile che finora non era mai andata a medaglia nella storia dei mondiali in vasca corta. A Doha la nostra 4% stile libero stabilisce il nuovo record italiano anche per il contributo delle altre tre ragazze. Silvia Di Pietro, la new entry Aglaia Pezzato ed Erika Ferraiolo, che cancella il primato individuale della stessa Pellegrini, eliminata in precedenza dalla finale dei 200 d'orso. Un grande gioco di squadra, insomma, che spinge il quartetto azzurro al terzo posto dietro l'Olanda da record mondiale e gli Stati Uniti. È stata un'emozione grandissima, non avevamo alcuna tradizione su questa distanza, commenta la Pellegrini, concentrata adesso sui 200 stile libero. Giornata da ricordare anche per Marco Orsi, il velocista emiliano centra l'argento nei 50 stile libero. Con il nuoto è tutto per lo sport, a te Luca. Grazie Paolo, allora non ci sono aggiornamenti, mezzanotte, 35 minuti, mi resta da ricordarvi solamente l'appuntamento con l'informazione, prossima edizione alle 7.30, grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.